A posto? E quant'è che non te lo portava la Caritas? È un po' che non lo porta, sono mesi che non me lo porta. È un mese che non lo porta più. E il McDonald's? Il McChicken me lo portava una volta. Ogni tanto te lo porta? Solo a mercoledì me lo portava, solo a mercoledì me lo portava, tutti i mercoledì. Da un po', sono mesi che non lo porto più ormai. Forse dopo le ferie ricomincia, forse. Sì, forse dai. Forse dopo le ferie ricomincia, dai. Okay. La telecamera? Ecco. Che settina. Il cavalletto? Eccolo. Dove sono? Va piano. Mannaggia. Si butta, eh? So buttare, infatti, un po'. Può buttare già. Ma posso? Sai buttare la cucina? Dai, Lu, questo è per te. Porca bici. Questo è per te. E queste qui è per te. Oh. Pure per chi? Via qui. Questo è tuo e il Giorgione Toschi. Grazie, grazie, posto lì. No, almeno leviamo la borsa, eh. Almeno non si vede. Le quant'è che Giorgione volevi assaggiare? Questo è per te. 100 anni. Grazie. La bibita? La bibita è arancione. Qual è, Gabri? Coca-Cola tu prendi. Hai preso due Coca-Cola, sì. Per me è Fanta. Questa è la Coca, no? Questa è Coca. La vuoi tu Fanta? No, no. Fatto bene, fatto bene. Sicuro, zio? Sì, sì. Oh, delle faccia sfigne, oh. È buone? Buone, buone. Se vuoi, mangiamo qui, che è il coso, il maionese. Ah, sì, c'è maglio, sì. Allora, metto un po' la buona. Big Mac e Luca, c'hai il Big Mac, te. Oh. Vedi? Come me. Sì. E invece questo qui è De Jonathan Mac Chicken. Ma ti ripollo, Sì. Ma ti ripollo. La maionese è per le faccia sfigne. Eccolo, figlie, no? Allora. Questo sempre più piccolo le fanno? Sì. Infatti, più come una volta, Cominci Luke? No, no, aspetta. Aspetta ancora. Aspetta che si colleghi nella gente. Allora. No, no, già mangio Gabriele. La mangio Pucci. Lì perché non va avanti? La mangio Pucci. Ah, stop, ancora non ha cominciato. No, ha cominciato. Cominciato già? Cominciato? C'è da giù. Ah, già, aspetta. La mangio Pucci. Il bingo. È tutto bloccato, è un macello. Non funziona il cavolo qui. Non pia niente. Come sempre, Adesso? Si è schermato qui. Se non funziona è 40 euro... Buttato. Adesso a posto? Pare decine. No, no, pare decine. Si può cominciare? Questa è tua, Questa è mia. Ma mira questo è. Del Luke? Cominci Luke? Guarda, mettiamo questo qui. Sì, questo così. È tuo, mi sa. Mi sa che allora è per Luke, No, tu ce l'hai, questo è tuo, papà. Sì. Guarda, sposta questa, metterla là. Sì, così vede pure a Luca quella lì. Sta in piedi, A posto. Ciao a tutti. No, ragazzi, tutti. Facciamo così, magari, Iniziamo questa registrazione. Ci comincia Luca, In diretta. In diretta. In diretta. Quell'altra in differita dov'è? In direttissima. In differita è lui lì. Ah, non è quello lì. Sopra. No, questa non riesce a riprendere tutto. Ah, cioè, già mettercela la da Gabriele. Ah, ma ecco perché senza cavalletto, Senza cavalletto, apposta. Se no la dovevo impostare lì. Oh, buon appetito, Oh, grazie, Gesù, prego. Prego. Scusi, tornerò. Però manca la cannuccia qui. Perché? Ma voi sta cadendo. Ah, questa non c'era, sulla carta era. Ah, no. Sulla carta quella. Ma sta dentro? No, non c'è. Oh, prendete la cannuccia. Non c'è? Non c'è, tanto senza ghiaccio, va, apri e bevi. Cominciamo? Lucchi, tra già fuori le palline, dai. No, ancora è presto, si vede. Magna, magna. Ma c'è solo 4 persone. Se no ti si inghiaccia, ti si fa, diventa plastica. Pensiamo a noi stessi. Madonna, basta. Diventa plastica. Madonna, che prospettiva. Tutte le gomma. Io faccio come la sorella, ma che se ne frega, ma fammi mangiare, Eh sì. Giorgio c'ha una fame che se lo porta via. In onore a al soldato mare. Odin. Facciamo questa live in onore a soldato Odin. Sì. Oh, cos'è? Oh, un cuoricino. Oh mio Dio, i cugini Hart uniti a pranzo. Che belli che siete. Anche Jonathan. Marco Polcettone. Io so. Io. Sì, perché una volta hai fatto comunque un video sul Monte Conno. Non solo con voi. È un solo, però è un male. È un male, c'era. Grazie, è Marco. È una miseria. Bello piano. È enorme. Bello piano, È grosso, grosso tuo, Sì, enorme. Però io, Jonathan, quando nei vecchi tempi nostri, quando andammo negli anni 90 a Riccione, erano più grossi e costava meno. È più grosso che l'altro, mi ricordo, €4.800 lire costava allora. Sì. Noi, i primi tempi. Primi tempi. Si è imbibiti anche loro ormai. Tempi d'oro, Siamo furbiti, Non è gustiamo. Chissà se ti piace.
Cosa ne puoi? Adesso c'è. Ma tu che questo l'hamburger non si faceva? Sì, quello sì, invece quello non mi piace, però. Big Mac. Invece pure quello, però preferisco quello che ho fatto di quello. Big Mac. Big Mac c'è scritto. In finese? Perché se no? Big Mac. Ah. In puro stile pinese. Marco Puccettone. Marco dice tre lupi affamati. Vedete sta bocca, posta il demonio, ci entra tutto continuo. Cavolata, non da netta. Rico Scupi, buon pranzo cugini, ciao. Una miseria, con peccare di ingurdigia. Dice che mangio troppo fretta io. Che roba, non ci si può credere. Che pistellata. Un cardinale mi portò a una partita Lazio-Roma. Poi mi disse santità. Lei perché scuola. Guarda, mangio troppo in fretta, una miseria, con peccare di ingurdigia. Non sapendo cosa scegliere, risposi per la Lazio, perché ha la maglia del colore del cielo. E lì contro Battema santità, la Lazio vince ogni morte dei sette papi. Al che conclusi. Allora forza. Questa è la barzelletta. Grazie Cino Bramieri per avermi insegnato se battute a tempo. Questa è la conosco la barzelletta. Ha ripetuto la barzelletta che hai detto te sul mare l'anno scorso. L'anno scorso questa era. Però l'anno scorso era. Tutto, Memoria dell'elefante, oh. Ma lo sai chi è il santo padre? Però non si può dire. Papa. Il santo padre? Lo sappiamo chi è. Il Papa. Però hai capito. Paparacchio. Papa Francesco. Papa Checco. Quattro stroke se non si può parlare a mio figlio. Per privacy. Come vanno le vacanze estive? Cugini con 3G. Parlate 3G, solo ai cugini e a me. E basta. Vai, ai minorenni non si può parlare. Per gusto ci vorrebbe altri 6 panì. Per giusto ci vorrebbe. Un'onda da 12 metri di re canatese. Leggiamo i commenti. Che vedi, quello di Gabriele è il più grande di tutti. Bro, rosso, eh? Perché? Che tipo è? Quello è Big Mac? Non lo so, no. Questo Big Mac è? Quello Big grande, Mac. Crispy Mac Bacon. Quello con bacon? Ah, buono, la pancetta, Con la pancetta? Sì, buonissimo. E te, Gio, la prossima volta, chiedemelo. No, per quello con patate e pollo è buono, dai. Per quello con pollo è buono. È più piccolo. Vabbè, dai. E basta a me. È più fino, o no? Poi c'è il bacon. Una svizzera e una salsa. Quello gustoso, eh? Il bacon. Il bacon, tutto in finese. Una miseria di roba, non ci si può credere. Meglio i panini del McDonald's o i leggendari panini preparati da zia Pappa. Che non ha mai né per di su, né per di giù. Zia Pappa. Oh, Leo, un cuoricino. Ciao, zia Pappa. Gini e Matteo, buon appetito. Thank you. Ciao. Grazie, gatto grigio. Napoletone ha detto Luca ti mancano gli due anni. Cucino gli occhi è cambiato, ormai mangia poco, decidete uno. Sì. Non sapevo, chiedo scusa. Puccettone, grazie anche a te. Non ti preoccupare, non chiedere scusa, però lei lo sai. Strasso Marco Puccettone. C'è troppa malvagità, capito, in internet. Bisogna tenerli fuori i minorenni. Il chiamone d'oro. Stesso Matteo il commento lì. Ragazzo del chiamone d'oro, non devi chiedere scusa. Invece. Ti ricordi il ragazzo vecchio monodoro? Sì, quella volta, Ma voi. Ma visto Kimura, Mi ricordo. Il colpo del drago. Kimura, ha segnato il colpo del drago. Può essere mortale. Diceva. Attenzione, può essere mortale, Quello che giornale faccio per sgrizzare. Il colpo del drago, Non c'è mai. La maionese. La metto la maionese. Intingo. Buono, zio. Buono. Sei buono. Buon Luca. I baffetti sparchi, zozze. Mi mancano i video verde. Luca, ti mancano i video verde. Ti manca Luke? Che bello rivedere mangiare assieme dopo tanto tempo. No. Che Dio vi benedica. Uno secco proprio. Grazie Napolettone. Ha detto Napolettone, è bello rivedervi mangiare insieme dopo tanto tempo. Grazie. Prego. Allora, cosa tornerò? Gioneta, dopo di questo c'hai la crema volendo, no? Questo è il dolce, pure il dolce da poi. Io ho questa qui. Questo è grosso, Che non ho mangiato stamattina. Questo l'ho fatta semerella? Sì, se la voglio un po' con la marmellata. Grazie, ma alle mele cotogne. Luca, te non te ne va questa? Un pezzo. Alle mele cotogne, sì. Buon appetito. Ci dà bene, andiamo le patatine. Ah, sono le patatine ancora. Ah, sono quelle della magiafola. Le pacciacciugne. Però si è spezzata, guarda. Mannaggia. Lo giro lì,
Decido te. Se sì. Lui senza occhiali, dici uno. Mm. Soldato Odin. Ciao, soldato Odin. Beh, io intingo, Ciao, Marco. Marco Polcettone, Napolettone. Luca, ti mancano i video art? Manca? L'ha detto prima. No, no, niente. Io manco no. Un po'. Un po' me li finisco, Un giorno buon appetito. Ti piace? Ti vuole capire? La sera o al giorno, chissà. McDonald's? L'ho capito. No, in live. In live. Chissà se c'è più la gente alla sera o al giorno. Alla sera. Sera meglio, sera di più? Alla sera un po' di più. Gli interruttori di zio Mario con scritto acceso. Spento. Ma non si capì una sega. Perché non era chiaro. Mica era con la levetta su e giù. In cucina. Un tasto. Quindi un mascello. Poi i disegni della vita di Mario proprio da prima elementare, quindi quando Matteo gli ha regalato quel disegno perfetto, lui soddisfattissimo ci ha scritto sotto regalo di mio nipote. Poi la frase sempre uniti sotto le foto con le persone che conosceva, ma stava a incagnarsi a tutti i circento. Infatti, quella volta soddisfattissimo di quella nave che gli ha regalato te. Regalo di mio nipote a Matteo. Mamma mia, mi fa piangere, guarda. Ti ricordi, Ti ricordi? Beh, ricordi? Invece lui faceva i disegnini da bambino, elementari, elementari, è vero, vero. Le navi, e poi le navi tutte Dalila si chiamavano, tutte quali si chiamavano. Guarda, Napoletone, io credevo che a Luca mancavano i video art, invece manco, invece per niente proprio, per niente. Guarda, quattro ruote e una capanna, buongiorno a tutti, ciao Fabrizio. Bello. Senti, non mi avevo cosato prima. Attenzione battaglione. Ciccino, Luca, ma è vero che zio Mario si mangiava anche le salamandre? Le salamandre mangiava? Sì, tutto si mangiava. Fritte o rosto? Anche crude. Carbonizzate. Madonna. Carbonizzate pure. Vai. Ah, la cocaina. Guarda, il Santo Padre dice, Luca, non può... Ci dissociamo dalla Coca-Cola. Coca-Cola. Senza fan di Matteo. Luca non può vivere senza noi fan di Matteo. Gli siamo mancati tantissimo. Giornata in ferie, sono in ferie, sì. Riposa in pace, zio Mario. Ash. Sì, sono in ferie, sì, sono in ferie. Qui dal 28 agosto. Uno vuole sapere se è in ferie, ma vuole sapere uno. Certo. Io non c'ho la cannuccia qui. Ah, santo. Oppa, l'ho fatta, va. Oh, ecco, va. Il rotolun. Il raffreddore estivo. Un principio di raffreddore. Chissà come va il sole. Può darsi, Forza Matteo e cugini, iniziate a mangiare l'altro panino. Una soffiata occasionale. Quale altro? Quello lì, Luca, del pezzo per te. Ah, faccio piccola. Napoletone, le faccio piccola. Al lavoro Matteo. Va che dopo devo tornare al lavoro Matteo. Detto questa, zio mamma, quanti Big Mac avrebbe mangiato oggi? Il mammo dice, zio mammo, quanti Big Mac avrebbe mangiato oggi? Non si sa perché infatti, non mi piaceva ad andare al mercato. Penso che piaceva zio Mario, se roba è. No. Non pensa zio Mario, Ma che ne pensa dell'acqua contaminata di fiume Mosone? Lì piaceva le trattorie. Gli stranti, Che ne pensi dell'acqua contaminata del fiume Musone? Non è contaminata quella del fiume Musone, è quella del fiume Potenza. Ma Potenza è contaminata? È il Potenza. Non il Musone. Non è il Musone. Non il Musho. Il Musone c'è i pesci, c'è le ranocchie e c'è i crostacei addirittura, quindi non è inquinata. Non è inquinata. Pure quello. È caldo. Buongiorno. Non lo so. È grossissimo. Marinaio. Tattoria da marinaio. Quando mi venisse io la pasta carbonizzata. Quando mi veniva fredda commento. Mi ricordo quando il presidente quando era anche lo chef di quel rinomato ristorante. Sente. Staccava la pasta incollata alla cazzarola sa un cacciavite largo. La stessa. Poi un po' di pan carbonizzato in del fuoco. Poi una volta mi cacciò via dicendomi andate via, che me deo fana zozzo ora. Ma tu solo non ha detto proprio così, ha detto fa. Date via che c'ho da fa. No, ma detto proprio, mica ha detto proprio che devo fare. L'ha detto, solo l'ha detto. L'ha detto, con me l'ha detto. Ma sì, una volta? Con me l'ha detto. A tu solo l'ha detto. Con te cosa ti ha detto proprio che sono da fare zozzo? Certo.
Devo come Jonathan ha detto, c'ho da fare, ha detto come Jonathan ha detto, andate via che io c'ho da fare. Chi ha detto No, che no, no, invece con te proprio una struttura. Sì, non ti ricordi più. Mamma mia. Ho detto un'altra cosa, beh, Luca, una volta, detto, andare, andare, che io c'ho da fare, detto. Andare, andare, che io c'ho da fare. Come, come te, una, andate via, andate via, va via, nipote. Andate via, io devo fare una struttura. Una struttura, andate via, andate via. Le cugine più famose d'Italia, che mi sei, Luke. E una miseria, Luke. Napoletone. Quello e quell'altro. E la fella carrà. Che è Andrea? Andavano delle evoluzioni di polizia dell'acqua del fiume Musò. Hanno certificato che il fiume è stato in grave inquinamento. Allora chi dice la verità, Matteo? Giosa, questo non te l'hai mangiato. Cosa? Di chi era quello? Oh, io solo cosa, cioè io c'ho solo quello del pollo io. Anch'io, io c'ho solo questo. Ah. Luca, questo di chi era? Oh. Luca? Sì, io l'ho mangiato, Luca l'ha mangiato. Non l'ho mangiato io. Questo non l'hai mangiato. Per te era questo? Cavolo, è stato qui da me. Sì, io l'ho mangiato, Big Back. No, io non ho mangiato niente, sono arrivato adesso. Come niente? Gli ho mangiato il panino intero. Mangialo, non si ghiaccia. Ma scusa, te non hai mangiato il panino, Gio? Io non usavo il mio. Ma te, papà, te non tu non hai mangiato il Big Mac. Io non l'ho mangiato. Ma sei mangiato fino adesso? Luca l'ha mangiato, io l'ho mangiato. Le patatine solo? Ma io mangiavo le patatine, ho mangiato pure le Big Mac. Tuo, questo. E il panino con la marmellata. Questo tuo, ma questo è il Big Mac che... Io non l'ho mangiato. Fammi metà per uno, dai. Io non l'ho mangiato, come fa? Come il missionario, fai. Come il missionario. Magnolo, magnolo. Magna, magna, zio. Io non ho preso il dolce. Magnolo, se non sarà fredda. Il dolce non l'ho preso. Ma te l'hai mangiato, se puoi sapere. Io mi pare che l'ho mangiato io. Così mangiato? Io l'ho mangiato il mio. Mangiato. Che hai mangiato? Per caso così mangiato? Ho mangiato le patatine, il panino con la marmellata. E basta. E basta. È un mangiare. Pezzo del mio. Ma se qualcuno che si è accorto se mangiava, ha mangiato il McDonald's. A me mi pare che l'ho mangiato. Il panino. Dai, mangia, se no sarà fredda. Mangia tutti. Oppure un pezzo Luca, un pezzo Jonathan. No, basta, basta. L'ultimo panino, un film dei cugini d'Italia. Assolutamente al cinema. Magna, magna. Dove va? Anche a metà. Anche a mezza via. Anche a mezza via. Più è. Oh Luca, mi hai lasciato a mezza via. No, no. Guarda, non te registra questo qui. Ah, Magna Luke, fame. E chi è quello del giorno? Allora? Fame chimica, quello era mio, sì. Fame chimica. Fame chimica. L'ultimo panino. Jonathan, la miseria. Hai fatto la dieta? Cos'è che è? Dieta in questi ultimi mesi? Dividetelo da bravi cugini. Dividetelo da bravi cugini. Giusta, vedete? Magna Luca. Te, ma te dove si piace la parte questa qui? La Mac, sotto? Che... No, non me ne va più. Non Mac indipendenza. Più. No, non me ne va più. Ho mangiato la con la marmellata. La marmellata. Io ho fatto. La marmolata. Allora via quella tormenta. Quello pure qui. No, no. Basta? Basta. Sì, basta, basta, mi basta. No, sì, ma questo ti fa parlare di te, hai preso un panino in più, l'ho giù 5 te ne dati. Forse no, no. Io mi è apparso che l'ho mangiato. Non lo so, mi è apparso quello mangiato io. Questo era il tuo? Me la latte 5 questa scatola? Era quello in più, mio, sì. Era un in più forse. Questo era dei capelli. Questo era il mio. Me l'ha un in più allora. Big Mac. Forse ne hai preso uno in più le panino. Può essere. Un paninazzo in più. È bello, allora, le gusto, vedete, magna. La Mac dipendenza. Cugini che mangiano con gran carriera. Mi ricordano una povera Cleopatra. Ah! Una miseria. Morta. Non c'è morta. Non c'è più. Sì. È morta Cleopatra. Chi è adesso Cleopatra? È una gattina. È una gattina, ah, una gatta. Che c'era tanta fame. Non è tanto chiamano gli amici di scuola. Ambro. Ambro. Tre mesi fa. Dopo uno ha segnalato, non si è vista più. Mannaggia. Come al solito, uno ha segnalato che gli dava da mangiare, che c'è la ferita, non si è vista più. Ah. Sì. Disilluso al massimo. Prevede la mia tamarra che mi manca da morire. La tamarra che ferita c'aveva? Ne sta, mi sento come il presidente. Mi sento come il presidente. La ferita anche il collo. Leggi quello del commento lì. Tamarra. Mi manca da morire, ma venendo i cugini mi sento come il presidente. Come presidente. Già finita, magna? Pustà che sono Luca, magna? Io perché non sono dopo. Sì, ma lei mangia pure quella metà lì. Io bevo solo perché. E devi finire le patatine. Quando fai i video di pesca, Finite? I video di pesca, ma massimo, pesca li faremo, dai. Le pesca lì c'è. Bravo. Li faremo. Oh, bravo, giù. Quando fai i video di pesca? Il McDonald's dove? Il McDolce, dice. Porto Recanati. Il McDolce dov'è, dice? Il dolce dov'è? Ah, McDolce è allora. Una bottiglia da Barbera, scuro, nero, al massimo.
Baffo d'acciaio si ricorda che zio beveva il Barbera. Poi per dire il liquore del marinaio mi piaceva se Mario. Vino il Barbera, che era molto. La passerina. La passerina mi piaceva tanto. La passerina no? È bianco, lì c'è il rosso. Il rosso è. Ci sarà ancora fashion, biodiversità, fission. Ci sarà, ci sarà. Se c'era, speriamo. Se c'era solo il bianco. Se non c'era rosso, che c'era solo il bianco, allora sceglierei la passerina. La passerina, il pasticcina. Un saluto ai cugini. Vedere tutti insieme. No, finalmente, eh. Ciao, Wander. Aveva pure il cambusa americante post pranzo per favore, per favorire la digestione. Il cambusa americante della vita. Mangiare, andate a correre. Sì, sando, sta succando. Sta succando, davvero, sta succando, c'è pieno infarto tutti e tre. Infarto secco, Miraggio è una fantascienza. Sto caldo adesso. Siamo a Miraggio, una fantascienza. Fa 70 gradi all'ombra. No, però al sole 90. Al sole 90. Fa 35 di fuori al sole. No. Ma che bella buon appetito, buona digestione. Grazie Mirko Papella. Grazie, ti dico buongiorno, sembra un miraggio, una fantascienza. Guarda i commenti che c'è. Guarda, anzi, già sarà finito Luco. Già sarà finito. Bravo mia cugina. nipote, nipote, cugina, cugina. Infatti. Ultramessere, Jonathan, che ne pensi di Joyland? Joy Boy. Cos'è Joy Boy? Forse Joy Boy, hai sentito? Finalmente non mi pare vero. Quanto andate al mare, Luke e Jonathan? Ogni quanto andate al mare? Ogni quanto, Staltri giorni. Una volta alla settimana. Massimo due, non di più. Non c'è. Poi vediamo altri commentazzi. Forza che si commenti, dai. Allora. Poi come ha scritto? J-H-O ha scritto. Giorda, finalmente non mi pare vero. Vedi, ringraziate al soldato Odin, È per lui che stiamo dica, qui. Dica, fratello Matteo, vedi? Dice uno. Motor Nerd. Ciao, Motor Nerd. Ma te ha chiesto questo soldato, soldato Odin, sì. Gli anni passano, li mette sempre più bello. Ha sponsorizzato questo pranzo insieme. Non lo sapevo, grazie soldato. Cos'è One Piece? One Piece è un fumetto giapponese, One Piece. Passano, la vita è sempre più allo sfascio. Dice, cos'è One Piece? One Piece è un fumetto giapponese. Se note chiudono il canale per la 40ª volta. Però quando vi vedo insieme so contento e mi sembra di tornare quando ero un bardascio e mi gustavo le produzioni sul canale Roscio tutto un conti. Un saluto ai cugini d'Italia ed uno speciale a Matteo che rende possibile tutto questo circetto. Grazie. Thank you very much. Il giornatone è un bull man. È l'uomo toro, Il bisonte umano. Invece Aquaman si è smusciato. Mannaggia, Aqua Flash dice una volta pure. Visto fra acqua bene Flash. Acqua Flash, Come detto Fricio. Come un birichignao. Regalami un abbonamento. Si allicca i denti come un camaleonte. E manco a me. L'unica cosa che mi frega è ricordare di merda. Poi. Zia merda. Ogni volta che ci colloquiavo, andavo via sa un odore di alito impestato che mi faceva beccare tamarre tutto un continuo. Perché più impesta più becchi. L'alito impestato. A me me lo dici. Dillo a un prete. Molto incredibile. Braccio da Roma. Adesso da Roma addirittura. Da Roma uno. Ona Madosca. Ona Madosca. Suole basi. Che sur realtà. Che sur realtà. Due parole staccare. Mirko Papella. Gatto. Vedi dopo. Danne le figure. Vedi le figurine. Dai, c'è pure le cose. Gli emoticon. Gli emoticon. L'emoticon. Ma vedi Super Mario. Browser CD. Ma. Un cuoricino. Sai tutto, cioè bisogna fare la faccia da matto e becchi sicuro. Non ci si può credere, ma tocca credere. Cari saluti ai cugini d'Italia. Se no, devo vedere Super Mario da Cina, ma che mi frega me il Super Mario? Però, allora, ci lo so che c'è il film, di Super Mario. Certo. Jonathan e Luca sempre i migliori. Adesso si fa forse 10 tra poco. 10 esce, 10 esce. In CD. Il DVD dovrebbe uscire, il disco. Già uscito il CD. Fast X. Vedi, Gusta, abbonatemi per favore. Le cucine d'Italia duravano 10 anni. Le non gustia. Dovrebbe finire mai. Storia è finita. Neverwood, grande Jonathan e Luca, sempre i migliori. È la musica cucina d'Italia. Gatto Etilico, abbonatevi per favore. Come le pacciacuigne? Jack Black e una miseria cucina d'Italia. Veramente riuniti. Jay Black. Ah, Jay Black si chiama. Jonathan, mi hai inventato qualche personaggio con i tuoi disegni? Gusteria un grande fratello con i cugini d'Italia pieno di tamarre. Un grande fratello.
Il quarto cugino, quello che fa il moderatore. Le leggi le pistellate in chat dei fan di Matteo. Le pistellate. Il quarto cugino, Dani. Dani, il quarto? Dani, però quarto non fa il cognome nostro. D'Artagnan. Non è il cognome nostro. Trasmettono tranquillità e molta simpatia. Lo trasmettono. E una miseria. Tu. Una volta eravamo uniti molto di più. Una volta, quando c'era zio. Adesso ci vediamo poco, eh. Ci vediamo una volta di morte da papa, ci vediamo. Infatti. Ci vediamo adesso. Ah, il quarto cugino è Riccardo. Ah, Riccardone. Riccardo. Riccardone. Zio del zio Isidoro. Zio Iasicold. Riccardo Nucci, con fan di questo cugino lontano. Un po' lontana, eh. Meglio poco che mai, dice uno, eh. Allora, io adesso io pure questo di mangiare, per io forza. Metto sta roba sono qui mestizzo dentro. Eh sì. Metto sta roba qui dentro. Racconta un po' di cocaina, oh. E poi so. Allora, ci diciamo sempre Coca-Cola, però... Coca-Cola. Va bene, per scherzare. Per scherzare. Loro sono tutti sporchi di cagarella, tutto in continuo. Non c'hanno le papere asciutte. Che commenti, io. Zio Rico, zio Alberto, dice Luca. Zio Rico, ma quello che per niente. Cucinati in stile presidenziale. Infatti, in stile presidenziale. Io l'ho visto. Che ve magnate? Qual è il tuo zio preferito? Zio Sale, zio Asigold, zio Celentano, zio Mario. Zio Sale. Zio Mario. Mirko Papella, ci dissociamo dal dissociabile. Perché non si può. Zio Sale. Non si può le di. Zio Marino. Ah, Marino, ah. Sale, richiamo. Non si può di droghe e queste robe lì, capito? Dissociati, ma è in cima al Vesuvio. No, dico dissociati. Mi dissocio. Guarda, sentiero del zio Rico, il pappo. Il pappo. Una buona anima ricca che nel mio abbonamento. Guarda, questo qui, se lo sposti è meglio, perché sennò Luca non si vede. Quanto sposterò? Dopo beve, proviamo a prescindere, dice. Di chi è quella lì? Tutta lì? Di zio, Giovanni. Ah, non è bevuto niente. No, c'è un po' bevuto prima. Beve. Ma Jonathan non è... un uomo di live, lo perdoniamo a prescindere. Donatao, se ti è piaciuto il Mac? Il Mac? Sì, ma mistato. mistato. Mi chiama sempre Jack Black. Però se vuole bene lo stesso, un bel po'. Caro cugino John, da tuo cugino Matteo mi chiama sempre Jack Black. Ti piacciono i film anni 70? Però anni 70 no. Se vuole bene lo stesso. Gli sociamo se tu un continuo. Dice quello. Jonathan, ti piace i film anni 70? Anni 70 no, troppo vecchi. 80? Tanto un po' sì, diciamo da niente tanto in poi. Mi piace a me. Niente Arlotti sulla coca? No, non viene niente. Non mi viene ancora a me Arlotti. Non viene niente di Arlotti. Forse lo farà dopo gli Arlotti. Qual è il tuo film preferito? Ah, Lady Oak. Film preferito, dice. Qual è il mio film preferito? Lady Oak? Lady Oak, sì. Sì? Il mio film, sì, l'ho visto mille volte. Ah. Film preferito? Turrican 85. Che Luke? E fammi, Luca si vede a malapena. Fammi assurda. Come ce l'hai? In che formato ce l'hai Lady Oak? Cassetta? Fatta da me. Ah, fatta da te? Mi ricordo un mega Arlotto tutti insieme. Un mega Arlotto. Vuoi, vieni anche tu a Napoli con Matteo? No. Ma ci vado solo a fare Napoli io. Perché? Ci vado a cucini in Italia. Bellissimo vedervi tutti insieme. Buona giornata. Quando? Napoli Matteo? Cosa? Napoli? Grande saluto ai cugini d'Italia. È bellissimo vedervi tutti insieme. Buona giornata. Thank you. Un pollo, grazie. Grazie, un pollo. Non conoscevo questo film. Adesso non ce vado a fare a Napoli. Ce l'abbiamo a fare a Napoli, eh. Ce vado a fare. Se hai pronunciato al massimo, questo è un commento su di te. Se hai pronunciato al massimo, dice. Se hai pronunciato al massimo. Senti. Ho vinto 10 euro. Invece posso portare a pranzo con 10 euro? Buon amato, un'altra pure. C'è da vincere. E così? Un'altra pure. Tre vincite. Grazie a quella vittoria di 100 euro al gratta e perdi. Zio Mario perdonò il gravissimo ritardo che fecero i cugini nella gita a Padova di settembre 2007. Che grandezza. La gita a Padova. Grazie a quei 100 euro si è perdonato, sennò andavamo in cuore per 6 mesi. 6 mesi, per mezzo anno. Qualche serie da consigliare? Quante serie? Serie TV? Turrican 85. Questo aspetta a mio cugino Giove, perché le serie? È esperto. Le consiglio la serie Superman e Lois, bellissima. Oppure Arrow, giusto. Anche Flash, Arrow. Oppure Legends of Tomorrow. Ah, tutte le film bellissime. Della DC, di supereroi. Opere in corso. Ma te quando sei contento di stare con i nuovi cugini più amati d'Italia? Tanto.
Turrican, ma i videogiochi invece vi piacciono? Pure vecchi? Futurama, i tempi? Di Futurama no, no. Tutti Futurama no, non mi piaceva quello lì, un po' usare. Era un po' volgare qualche volta. Te Jonathan c'ha la PlayStation 3? Cioè, sulla 3 ancora io, eh. La 3, sulla 3 ancora. Che giochi? Delle macchine? Le corse? Macchine, giochi di calcio, combattimenti, quello lì, sono qua lì, corse delle macchine, passo sotto le mani di Luke. Cioè, chissà con la mascella di Luke quanto pressione esercita. La mascella, Quanti commentazzi. Vediamo, non vorrei essere quel cibo che passa sotto le mani di Luke. Luke. Un rullo chissà compressore. La mascella di Luca quanto pressione esercita. Un rullo compressore. Un compressore Luca, Allora. Oh, Luke qui, c'ha una pressa idraulica invece della mascella. Potrebbe mangiare i sassi, Luca. I sassi pure magni. Tu hai finito tutto, già visto? È finito, sì. No, non è finito tutto, zio. La maionese e il ketchup ci manca. No, no. Bisogna leccarla. Quello con la patatina, no, quello. Mettiamo tutto qui, va. Metti tutto dentro. I sassi, ti dicerò. La mascella di cugino Luke in continuo movimento. La tua dice. Questo un attimo ferma. Ciao cugini, ciao. Doraso, vedi, per merito di soldato Odin già abbiamo finito tutto. Tutto finito, eh? Siamo stati qui insieme. Abbiamo spolverato tutto, abbiamo spolverato. Questo è basso ancora un po', Sì, beve con calma. Però mai sarà calda, abbiamo pissato. Adesso gonfio al massimo. Ti gonfio? Di pieno? Sì. Al massimo? Adesso di percentuale di pienezza, 80%? 100% addirittura. Guarda, Marietto, Giorgio, siamo ancora tanto. Sì, colonna portante del canale. Dai! Addirittura, Marietto, io Mario Grasselli. Marietto, E sto soldato qui, Marietto, Turrican. Quando avete portato Cristian all'incontro del rinnovamento, si è sentito una pace interiore, non è troppo attratto dalle cose del mondo. È vero. Ma Cristian quella volta, Come avrà fatto a saperlo? Mi chiace come faceva che... Erbi, tutti i nervi? Vorrei tanto sentire Jonathan che canta la canzone di Franco Estenetti, ma è bannabilissima su Twitch. Non si può tutto, è tassativamente, obbligatoriamente vietato dalla legge. Ti rendi conto? Ma quello di Franco, La canzone di Franco. Sì, quando parla dei... Dell'altro continente. Tranne che quello se può cantare. Quella è la parte più bella, quella, Lo so. La parte più bella quella, mannaggia. Lo so. Non si può cantare purtroppo quella. No. Mi si è mancato, Jonathan. Ciao, magico trio e chatte. Bacca Bros. Le peggio di prima, dopo essere andato al rinnovamento. Le peggio si è mancato. Le peggio di prima, Cristian. Era peggio di prima. A Capanna gli sei mancato. Sì, ho visto, solo letto quello. No. Cristian aveva detto, mi sento talmente bene che quasi mi voglio convertire al cristianesimo. E diventare frate. Ma Paolo Brosio? Dopo, il giorno dopo è stato richiamato dagli amici nel gruppo del mondo. L'hanno riportato mondano, nel mondo. Mondano, eh? Sì. Gruppo Mondano. C'ha due donne. Sì. Ciao, vive cugini. Guarda i commenti che c'è. Domani non c'è fatica. Che giuchetto, pieno al 100%. In teoria abbiamo fatto dopo mezz'ora, pensa un po'. Sì, Perché siamo in live da mezz'ora e siamo finiti a mangiare. Pranzo veloce, Purtroppo. Un pranzo flash. Purtroppo è così. Ma infatti pare che mica ci vuole tanto mangiare. Infatti. Qualche disegno della farmacia di Ciro. Sono 10 minuti. Sono 9. I ristoranti durano di più perché rispetto a quella porta, ordini, ti mette sempre. Magnato con l'imbuto. Primo, secondo, tre dei portali passa due ore. Due ore passa. Però c'è il tempo da parlare. Sì. Invece mezz'ora abbiamo fatto. Mezz'ora no, Qualche disegno nuovo da far vedere, ce l'ho. Senti, visto Jonathan? Ma dolci e Oppenheimer. L'ultimo film di Christopher Nolan. Perché non l'hai visto? Non interessa quello. Voglio fare sul cinema. Non è uscito ancora DVD. Lo prendi, zio, DVD. No, non mi interessa quel film lì, no? A riempio con grafiche, non me ne frega, veloci, è importante. Veloci, l'ultimo della saga. A me del profilo che ho Instagram non me ne frega niente. Dice che sta morendo. Vedere questo format. A me non mi frega niente il profilo Instagram. C'è la sbocca del pescatore bestemmiatore? Alla sbocca? Boh, c'è andato mai. Mai stanno i sondari, Ultimo devo dire che ti sei comprato. Perché questa domanda? Per me. Perché il giorno te si compri i DVD. Infatti. Ultimo era stato
è quello di Ligabue, no? L'ultimo è quello del concerto di Ligabue, di Ligabue, Campovolo. Campovolo è Ligabue. Lui è tutto al bagno. Donatoschi, un grande simpaticissimo, potevi fare il comico più sta. Donatoschi, russo. Baffo. Devo andare a cambiare il cervello. Mi l'acqua al pitone, sono un compagno mio di scuola. Oggi mettendo non mi sono accorto. Signor professore, devo andare a cambiare l'acqua al pitone. Ma di tu è una madonna che bomba è madrastica e imbastardita ed ho pensato subito a zia Dalilia Pietanesi e zia Ruota, zia Alfa Romeo, zia Borchia di auto anni 70. Zia mi casco e mi rialzo e anche alla Giacobba collega di Marisa se la chiamavi cuscita e rispondeva la fregna di mameta mami di socio Circento. Zia Borchia. Zia Alfa Romeo, zia Copertone, zia Rota, No. Zia Copertò. Avete fatto che ha spopolato zio Mario? Spolpato zio Mario? Ho spolpato zio Mario? Sono spolpato zio Mario? Gabriele Doria, le cose private. Era l'infomane, dopo la lasciate, infatti. Era l'infomane. Gabriele Doria, voglio dire a Gabriele Doria, le cose private. Le cose private del mio cugino. Vedi, hai fatto pace a Mauretto e Luca? Dice, Mauro, se avete fatto pace, dice, Mauro. Perché noi mica siamo mai stati incazzati. Mai stati incagnati. Mai incazzati, eh. Mai. Perché Mauro è un santo, non santo, Mauro. San Mauro. Ma perdonato. San Mauro. San Mauro, eh. Mauro mi ha perdonato subito il male che gli ho fatto. Perché è un santo. È un santo. La sera stessa già mi ha perdonato, quindi... Vuoi che è una barzelletta uno? Ah, sì, a te? Aia. Ma te ne racconto una? Sì, sì. Ce n'ho un paio nove, eh. Ah, sì? Ce n'ho due nove, sì. Bravo. Come nove? Racconto una, la prima nove, dai. Sentire ma la nove in che sei? Sentire la caduta libera. Ah! Sentire in televisione, eh. C'è un signore un po' anziano, vado al farmacista, un signore un po' anziano, quasi 80 anni, c'ha, da farmacista, no? Stasera voglio fare belle figure con mia moglie. Ora il farmacista, capito, lo serve una pasticchetta, eh. Che dosaggio la vuole? 50 mg. No, quello l'ho finita, c'ho 400, la pasticca, no? Questa stasera la spacca in due. Cosa, mia moglie, no, la pasticca. Questa è nuova, eh? Non l'ho fatta mai questa? No! La spacca in due, la pasticchetta! Il Viagra sarebbe. Ah, il Viagra, eh. Se spacca il Santo Padre, forte, eh? Sì, allora. Sì. Ora miseria roba non ci si può credere. Sai cosa dice dopo la racconti quella notte? Ho sognato la leggenda di zio Mario, sai, perché a quel tempo era un ca e come tale andava tenuto tassativamente 31 gabbiose dometri per due, sa 50 galline. Mica 50 galline. Vestiti e accocciati come i cristiani. Il pappo è vartruato da una verruginita sempre su di 30, per testarne la potenza la dota sul collo del cacciatore Guido, quando ha visto che l'asterenato era soddisfatto, ha fatto adesso scegli. Chi è il suo cacciatore? È quello che stava di fronte alla porta di casa. Ti ricordi che ha dato una sprangata? Ma come si chiamava Guido? Lui? Guido. Non si chiamava? Guido, io ti do una fucilata, zio, io ti do una sprangata. Mamma mia, però ce li sottiamo. Contro la seconda, mettere contro la seconda. È morto Guido, è morto Guido. È morto, è morto. Quanto ha sofferto. Luca, racconta la seconda barzelletta, Luca. La seconda nuova. C'è una ragazza sulla panchina, sta credendo sia un gatto, no? Sulla panchina, passa un ragazzo, quanto vorrei essere a posto del gatto? E sicuro? Guarda che lo sto portando a castrare, eh? A posto del gatto vorrebbe essere... È forte questo nuovo, veramente se non ce l'ho un paio nuove almeno. Questo è 9. Ah, Gio, lo comprerai il DVD di Barbie? No, mi frega. Ah, no, mi frega di Barbie. Non mi frega me di Barbie, no. Assolutamente no. Immaginavo. E Micina sicuro lo prenderà. E Micina. Ce lo farà prendere sicuro. Tutto là, vuoto. Anche il cinema. Gabri, è vuoto il bicchiere. Sì. Ma fortunatamente non parlava mai di politica. Non parlava mai di politica. No, è tutto. Sono di quello parlava. Sono di politica. Gio, bevi. Ha messo un po' scordato. Vado a. Accusa il serbatoio. Svuotare l'acqua e il pitone. L'acqua e il pitone, finalmente con i cugini d'Italia. Finalmente riuniti, Capanna, abbiamo fatto però, abbiamo finito da mangiare. Siamo finiti a mangiare, Devo morire almeno a un'ora. Non so cosa dimo. Cosa dimo più? Abbiamo finito a mangiare. Ormai pranzo è finito. Devo morire a un'ora almeno dell'aria. Ormai pranzo è finito. Vedi lì, guarda, 37 minuti. Devo morire a luna, almeno. Altri 20 minuti. Infatti, quasi mezz'ora ancora. Non faccio mai ciao male, a tutti i cugini, no. Ciao Dani, va un po', c'è Dani. Luke, l'Italia, la salute. C'è Dani, vedi Dani. Ah, Dani, c'è sì. Anche Dani, Sono contento di vedervi insieme. Ciao Dani. Ciao. No, quella è la cosa del cellulare, Gio. Ah, c'è l'obiettivo, l'obiettivo. È quello che ci vede. Sembra una macchia, pare una macchia. Buongiorno ragazzi. Quattro ore in una capanna.
un modesto contributo alla bellissima riunione dei cugini, nonostante io non abbia ricevuto nessuna eredità come qualche rosicone sostiene. Al contrario, quel poco che ho me lo sono sudato. E ci bevo anche una birretta alla vostra salute. Arlotto incluso. Grazie Fabrizio, Arlotto, grazie. Capito Fabrizio? Fabrizio è un creatore dei camper. Costruisce dei camper. Costruisce lui? È bravissimo. Con le sue mani proprio, È bravissimo. Con le sue stesse mani. E gli dice che lui ha ereditato chissà cosa, non fa niente, invece fatica a rotta di collo 10 ore e 12 ore al giorno. Tanto lavora, madonna, Capito? Ma Dasti lavora a rotta di collo. 12 ore al giorno. Perché non è possibile qui intorno qui. Sì, però lavora lassù. Adesso in un'officina. Un dolce. Fatica tantissimo. Poi sta un dolce adesso. Adesso fra poco ci viene a trovare, vero sì. Fabrizio? Adesso viene qui Fabrizio. Ci viene a trovare quest'altra settimana. Fra poco, pochi giorni. Pochi giorni, Viene adesso giù, ti può gustare un dolce. E poi fa dei format su YouTube, è bellissimo. È bravo, bravissimo. Ciao Fabrizio, grazie per quello che hai detto a Matteo. Sei un uomo molto saggio, giusto. Grazie. Grazie Dani. Guarda Luca, Diego è quello che ci ha invitato al bed breakfast la prima volta, col letto a baldacchino che sembrava un castello, te lo ricordi? Te lo ricordi Luca? Dove? Diego, quello che ci voleva invitare in piscina qua. Allora Diego, quello non si può dire il paese? Non si può dire. Non si può le. Però hai capito. Non c'è video, Matteo, sì, però chi la vede? Chi li vede? Ah, chi li vede? Non li vede nessuno. Sì, avete ancora fame? Luca. Comunque ho capito, quello su un provincia di Pesaro Urbino. Sì, ma mi contate. Sì, io hanno detto. Sei sazio oppure ancora fame? No, sazio, io sì, anche sazio. Io sono sazio. Se sono satollo. Cioè fai rotti, puzza. E fa schifo. Quindi tutto su tripula per beccanata marra che te fa finire all'infreno dove i diauleri te strappene le scengive e te pizzicano in te il culo sai il forco e una pistellata. Una pistellata. Per te cucina in Italia non erano così famosi al massimo. Infatti. Ciao Giona, ma che lavoro fai? Infatti guarda che è più il merito tutto di Matteo, no? Di cosa Luca? Di cosa? Perché se non c'eri te qui come facevi noi due, niente. Ah sì, il merito è del soldato Odin, non è mio. Soldato Odin, grazie a lui che stiamo qui riuniti. Infatti, ringraziamo a lui. Io ve volevo venire a trovare lo stesso, però se non era per lui, sì, io ve volevo venire a trovare. Anche per Gabriele fa piacere. Certo, ci vediamo mai, Noi ci vediamo, Luca, ti ricordi De Kira era stata chiusa in casa mesi? Chi è Sabaku? Attrezzo da tipo dopo 10 anni di fidanzamento. Non so che Sabaku. Chi è su Sabaku? Jonathan, hai saputo che ha proprio te l'ho detto, che è su Sabaku? Chi lo conosce? Chi è? Sabaku, non so chi è. Gione Toschi, guarda un po' sotto. Se non era per Matteo Cugino non si conosceva niente che delusio. Non si conosceva niente. Non era per me, voleva dire Luca, non avevo mai ripreso nessuno i cugini. Non l'avrebbe ripreso mai nessuno. No, il Santo Padre ha detto, Luca, ti ricordi che Kika era stata chiusa in casa mesi? E poi alla fine se l'ha preso da... È vero, è Luca. Che Kika. Chi è che fa le pernacchie? Mauretto. Mauro, però Mauro? Mauretto. Ciao fratelli Matteo e cugini Luca. Jonathan, un piccolo aiuto di 10 euro più 10 euro più 10 euro più 10 euro più 10 euro per sostenere il tuo canale. Un saluto a tutti da fratello Mauretto. Vedi, è un santo, dicevi che è un santo. Santo, che santuomo. Io dicevo che era un santo. Mauretto ci ha ripagato tutto il menù del McDonald's. Santuomo. Santuomeno. Grazie Mauretto. Grazie fratello. Hai sponsorizzato pure te il pranzo dei cugini. Incredibile. Bravo fratello. Grazie Mauro. Mauro che sa se è in ferie o... Ci andrà sicuramente venerdì, Mauretto. Sì. Grazie Mauretto, grazie Mauro. Quanto c'ha le ferie Mauro? Te ne sono tre settimane. È un santo. Santomeno. È difficile a trovare una persona come Mauro, è difficile. Grazie santo Mauretto. Ho detto io dopo tutto la cattiveria, il male che io ho fatto, mi ha perdonato subito. Stasera con i cugini, stasera non l'ho mai con te, mai ce l'ho avuto. Mai con te. Fin da immediatamente, istantaneamente, è come se non gli avessi fatto niente. Sì, infatti è vero. Chi è uno cugino? Non esiste. Zio Mario a storia minimo per un anno non mi parlava più. Un mese o meno. La gente è incazzata nera per quello che hai fatto, no? Tutti incazzati contro di me. Perché non hai chiuso la live? Non ti sei accorto che tuo cugino ha fatto così? Oh, tutti incazzati, ma hanno fatto chiudere un macello. Invece Mauro subito ti ha perdonato. E la gente credeva che eri minca, anche Mauro era lavorato con me. Hanno sempre creduto che eri minca ignaro. Invece roba non ci si può credere.
Mauretto ha perdonato a Luca per avergli fettato il fettato sul maglio e per avergli sculato la mozzarella fra di amizza che ne sapeva del rito di Luisa Raggetti. Di Luisa! Alvaro Luca quella sera si era preso un qualcosa di inspiegabile, ma ormai è acqua passata. Zanna Tang. Gusta! Cosa pensi che ti dice di emotivamente il fedifrago e fa subentrare qualcuno di nuovo, in generale? Zanna Tang, mettiamo così. Zanna Tang. Dai, cos'è? Sei giapponese? Tang, giapponese, chi è? Passate le tre? Marisa. Ah, Marisa! Che ora vuole sapere? Come faceva il gioco? Che ora è? Le 8? Passare le 8:30? No, le 8! Quando mi chiamava a me? Che ora è? Questa sera che era cazzata, se posso sapere che ora è? A chi la te? Sempre chi la me. Questa sera che era cazzata. Se posso sapere che ora è? Una volta, Dopo gli hai detto pure. Le 8:30, Marisa! È passate le 9! Pure incazzata, era incazzata pure. Era incazzata. No, per la maglietta. Ma ieri c'ho questo Storm. Compare da decenni, lo scorso. Johnny Storm. Why Storm? Questo un Colosseo. Un stadio. Un stadio. Stadio, un stadio di calcio. Perché i stadi si ispiravano ai Colossei. Colossei citati, Non lo sapevo. Agli anfiteatri. Gli stadi. Si ispiravano aspirati alla forma degli anfiteatri. Con le gradinate tutte intorno. Con la macinata, Come la sfera, tipo la macinata del Sferisterio, Lo Sferisterio è diverso. Colosseo a Roma, Lo Sferisterio invece no, si basa più sui teatri. Santa Madonna, nonno e Santa Madonna. Nonno ha detto Santa Madonna. Nonnetto. Perché ti ricordo quando se ne è sposati tutti, manca zia Claudia. Tutte cavolate, vieni con gli haters. Allora. Luca guarda bene a Mauretto, faccio così, deciso, l'udienza è tolta. In tribunale. allora nonno Bibbo, no? Siccome zia Claudia era l'ultima che si doveva sposare, già i soldi erano andati via tutti e zia Claudia, zio Lino gli ha detto: "E lei, signora Marzoli Claudia, quando c'è intenzione di sposarsi?" Dopo è venuto oltre a nonno Bibbo e Criceto. Perché per Nanno era una spesa, capito? Era una spesa grossa. Non ci rimaneva proprio a zero. Il criceto. Il criceto. Si era incazzato il criceto. Testa d'uovo. Testa d'uovo. Capisco l'atterraggio. Solo io trovo una certa analogia tra cugino Luca e Fellini. Sì. Fellini chi? Ragioniere Fantozzi. Non ci si può credere. Il nemico di Fantozzi. Grazie per i tanti momenti divertenti che ci avete regalato. Speriamo che si possa vedervi di nuovo insieme a Magna alla sbocca a parlare del mammo. Del mammo. Sempre mammo. Sempre lui. Scherzo anche a Matteo Circe. L'unico, il mammo dell'argomento principale, capito? Grazie Swalbard. È il protagonista, il presidente. Grazie Swalbard. Sempre zio Mario, Oltre a me, se nonno Bibbo fa la fusione con il mammo, quale nome avrà il guerriero? C'è loro? Fusione? Come Dragon Ball, Gogeta. Bibbam. Super Gogeta. Bibbammo. Sbimmammo. Mammibbo. Mammibbo. Oppure Bimmammo. 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 Come Dragon Ball, Gogeta. Bimmammo. Super Gogeta. Il nipote è il secondo presidente di dell'ANCI. Dell'ANCI. Chi? Io, il secondo presidente dell'ANCI. Dell'ANCI. Un cuoricino. Il Mambo. E Namisè e Cugini d'Italia di nuovo insieme. Sembra un miraggio, ma tocca credere. Che con credere si può credere. Siamo in realtà. È una surrealtà, un'impossessione. All'eremo di San Marco. All'eremo di San Marco, no, io non ci sono stato mai. Ma perché non si trova, Luca? Sul monte, sul Colle San Marco. Provincia, a Colle San Marco. Provincia, dove che siamo stati noi? A Ascoli. Diciamo, cioè, allora l'abbiamo visto quando siamo andati ad Ascoli con Simona. Quella volta che ce l'ho pure io. Sì, si vedeva sulla collina. Ah, ho capito. Eh sì, quella volta che ce l'ho pure io. Si vedeva dall'altra parte della collina, le erbe, ma non ci siamo andati lassù. Invece la casa di Velino Massensi, che più su c'era la casa di San Marco, veramente, che ci ha detto un uomo lì. San Marco Evangelista. Non c'entra niente. San Marco Evangelista lì? Lì vicino c'era proprio, a Foligno lì, ci aveva detto uno che c'era proprio la casa di San Marco. Ah, non me ricordo. Io mi ricordo, c'era l'energia, ci ha detto. Apposta ha fatto quel coso lì, insomma, ancora va. Gabriele, quante le sai? Il cappello, vecchietto dell'ospizio. Vecchietto dell'ospizio. Sui capelli. Pensa dentiera.
Ang Mong Bon Greg. No, io Gaskian Ang Mong Bon. Vado un attimo. Gaskian, vai. Che tutte parole strane quello lì. Gaskian Among Bon. Gaskian Among Bon. Quanto gustavo i documentari con Luca e Matteo su E-Art. Sì, Dani. Sì. Sì, anche Dani una volta era venuto. Caro mio, quello lì. Mi sono andato Matteo, caro mio. Dani era venuto al Beato Giolo. No, te lì, Sì, sì. Dopo c'erano state le polemiche, un macello. Non c'era prova a te. Perché? Non dopo Dani era venuto pure a perché ci sono state le polemiche? Perché ci sono perché c'era una pietra dentro. Dove? Dentro la grotta. E beh, una polemica per una roccia? Sì. Mamma mia. Perché Dani se l'aveva presa, però per esempio dice che mi ha rubato, capito? Che cazzo. E tu vieni, ma mi ha fatto fare un panino. Infatti. Ha fatto fare un tramezzi. Ha fatto un panino da McDonald's. Devi stare in montagna ultimamente? Io no. Il film Mixed by Harry. Cos'è Mixed by Harry? Cioè, che film è? Lo conosci? Sì, sì, lo sento. Non te si può nominare, ma... Ma te dopo, sui giornali li leggi, se robe? Sì, anche su, su tipo Best Movie. Best Movie, cosa, sì, sì. È un film italiano, è un film italiano recente. Non si poteva più niente, che cavolata. Non erano i 10 euro la polemica. Il mondo parallelo, Aldo Roncai, è un vescovo, artista dei rosari. Baffo Tacciaio. Conosci, te lo conosci Aldo Roncaglia, no Gio? No, chi è? No. Te lo conosci? Ma non è uno dei castellani, dei castelli. È l'artista, quello con la fanta. No, l'artista giardiniere, ecco chi è. La maglia Jonatowski. L'artista. Come metto sulla mia maglietta. La mia maglia. Siamo arrivati a 49 minuti, fra 10 minuti staccamo. Bella maglia Jonatowski. I film horror, se non ne fai visto ti consiglio Midsommar, bello un bel po'. Sentito male di più qualcosa di horror, te, no? Sì, qualcosa ho visto. Però non di horror, proprio spinto. No, proprio spinto massimo, tu dici un primo moderato. Sì, guarda, Gabriele Doria, l'eremo di San Marco è bello perché ci sono i templari che ti fanno da guida e ti mostrano il percorso. Cavoli. Birichino, le live dovrebbe durare tutto il giorno. Come ti immagini le migliori legioni del futuro? Fa 3.000 anni. Ultra Messiah, Jonathan, come ti immagini le legioni del futuro? Vedi che c'è un occhio, fa 3.000 anni. Infatti. Guarda un po' Gatto Elio, Luca. Gatto Elio. Sentiamo cosa dici. Una miseria di roba, non ci si può credere. Voltro, un'altra Voltro. Sei tre cugini Voltron. D'Italia insieme a un'altra Voltro. Non Voltro, è Voltro, il robot. Il robot. Una Padova e Ferrara, sai, il presidente. Che toccava la presidenta. A quanto Padova è una città pericolosa, piena di etnie sociali dedite al furto. Poi Sant'Antonia. Sant'Antomia, poiché i nipoti della persona più pulita e ordinata che sia mai esistita, Mario Marzoni. Marzoni, la più pulita che esistita. La persona più ordinata e pulita che sia mai esistita. O il massimo del pulito, Marzoni, può essere. Marzoni, come quella volta in quel ristorante. Marzoni. Mamma mia, Mazzoli, sì, sì. La bottega ad agosto? La bottega. Jonathan, l'hai visto i Guardiani della Galassia 3? Bellissimo. Non è ancora uscito quella DVD. Appena esce lo compro subito. Cosa? Non è uscito ancora. Non è ancora quella DVD. Quello. Ultimo film dei Guardiani della Galassia. Fine trilogia. Ora Cappanna, Luca, ti sei abbonato al canale Twitch di Matteo? No. Ma non cucinare Twitch? Non ce l'ha nemmeno il canale. Ce l'hai, Twitter, tu, perché uno deve avere un canale, per abbonato un canale. Deve c'è l'account. L'account, L'account ci vuole, Sì, sì. Gatto Eli. Luca, Matteo, ci siete mai andati? Su Montebove? Il salvataggio del vitello. Lì l'hai fatto. Frutta del vitello, Sì, sì. Però c'è pure il Monte Consiglio Mario. Il mammo. Non c'entra niente. Il Monte Cucco era quello. Non Montebove, quello del vitello. Solo io e te. C'era il mammo. Però quello andava. Però quelli no, ma quelli era per fare le duplicazioni a mano. Però era tutto completo prima che mi chiudessero il canale. Dopo è sì, perso. Proprio li avevi caricati tutti quelli di quelli vecchi. Sì. Quando duplicavano telecollo. Telecollo duplicava. Quella volta non esisteva YouTube, quindi se facevi i video il mammo era il primo presidente a mano. Mammo, l'ultimo commento lì. Il mammo era il primo presidente dell'associazione comuni italiani. Matteo, da casa mia a Monte Cucco è molto vicino, dice un altro. Ah, sì, sì. Lanci, hai visto Barbie? Che mi frega da Barbie? Luca, lo sai che Gatto Etilico abita a due? Che siamo andati noi a distribuire col pacco a quei due ragazzi, con la ragazza e il ragazzo. Materica lassù, più su dell'artista. L'artista, ti ricordi l'artista con la barba, con tutti quei quadracci? Il Brabo Natale, Ma noi non siamo andati. Il Brabo Citrullo, il Brabo Citrullo, più su di quello. L'artista, no? Noi abbiamo consegnato lassù. Ah, caro mio.
il giorno stesso che abbiamo consegnato a Francesco del Francesco quel ragazzo lì che manco ci è venuto oltre, no, ha lasciato il padre, quello che ci dice male, sì, quel giorno stesso siamo andati lassù e siamo andati vicino quello che il padre faceva il casellante della ferrovia, quello che veniva dall'estero, capito? Sì, sì, sì. A Monterosso Stazione. Esatto. Ah, sì, chi sa che casa Monterosso Stazione? Gatto etilico. Ah, non lo sapevo. La bottega? Però ha detto Montelagode. Ah, beh, Montelago, Montelago Montestrega. Beh, la zona è quella, però. È lì, volevo. Ho capito, Montestrega. Fulgo, cioè, l'artista, l'artista strano Louvre. Espone a Louvre. A Louvre. A Louvre addirittura. Fulgo a Louvre. Fulgo. Louvre addirittura. C'è importante, sì. Addirittura a Louvre. Birichino, farete le riunioni alla bottega? No, alla bottega famo le riunioni delle zanzare. Le vedremo a mare a sbocco come anni scorsi? C'è le zanzare, Luca, a milioni, milioni. Le vedremo a mare a sbocco come anni scorsi? No, no, stanno, no, stanno, no. Stanno non si può, Non si può, Non si può, sì. In Toscano pure di più. Io abito vicinissimo a Monterosso, in Montelago. Sì. Metti gli occhiali, siete perfetti. Tutti uguali, ma te, metti gli occhiali, siete perfetti. Adesso, Matteo, vorrei che metti a porti gli occhiali. Ma ci, ma ci vede, Matteo, come te fai? Mi serve gli occhiali da vista. Sole, cioè da, no, gli occhiali di quelli da riposo. A riposo, ah, sennò, ce l'hai? No, non ce l'avevo. Cugini, quanto siete belli da 1 a 10 e 45? Ma perché siamo belli così? Boh, Matteo, non sei male quella volta, ma perché sei così? Perché ero così bello? Quanto era bello, ma perché ero bello così? Ma vediamo quel vecchio su quel cappello. Perché vedeva la differenza tra quando era giovane e quando era adesso. Vediamo quel vecchio su quel cappello. Ma giù al mare c'è ancora quel signoraggio incazzato che mi insultava? Bellissimo, se aprissi un tuo canale. Non so se c'era. Mi parli di film e disegni, io ti seguirei sempre. Sì, ti pare che un canale apro io. Matteo, lunedì vado a vedere. Dono Tosche, che Dio ti benedica, sei simpaticissimo. Tarzizio Scotti, un famoso artista. Commento su di me. Donatoschi, neo medico, Dio te benedica, mi dice. Che suona il circo massimo sarà pieno di gente. Dio manda con gli occhiali. Una cappara, domandi con gli occhiali di riposo. Cioè, se dorme? Se si dorme? No, no. No, con gli occhiali non si dorme mai. Mai si dorme. Ah, allora voleva dire con gli occhiali da riposo, no? Proprio da riposo. Quelli tipo gli aerei. C'ha ragione. C'ha ragione. Mascherine più che occhiali, però. Fabrizio, c'ha ragione. Grazie, Fabrizio. Dell'amministrazione comunale a Castelfidardo. Io sono lì, che ne so. Era una battuta. Che non mi esprimo io sulla Fabrizio, era una battuta. Ce l'ha dato, quei occhiali. Lo stavo Loreto. Fabrizio, quei occhiali da riposo ce l'ha dati a me e Luca quando siamo andati a Cuba. Sì. Nell'aereo. Incidente ieri al castello. Incidente ieri. Ieri in un incidente c'è stato uno scuolabus ha fatto non si sa come retromarcia col palazzo di fronte l'ospedale. E ancora vengono in scuolabus a questo castello. Uno scuolabus ha fatto impossibile, immagini. Oh, è bucato c'è un palazzo. Rendi conto. Sono andato al muro, lo tirava fuori una gru, buttalo sul muro. Impossibile, ma dove presenti i suoi disegni? Una nave, un'altra live. Tanto non li ripia nessuno. Infatti, nessuno li compra. Nessuno li compra. Nessuno li compra, Nessuno li compra, non serve a niente. Infatti, che non se lo fanno fare. V606, speriamo. Speriamo cosa? Speriamo, Basta, finito. Matteo, avete mangiato McDonald's? Con l'unità accidentale quella volta. Abbiamo mangiato, sì. Stiamo per chiudere. Avete mangiato McDonald's? Sì. Stiamo per chiudere la live. Allora, poi chiudiamo, Domani temporali? Domani temporali spazio tutta Italia. Giuliacci ci ha acchiappato finalmente. Aspetta, prima fa piove. Prima fa piove. Piove sempre. Uno parla pure di Cuba. Domani l'Arta Rossa. Il bello dell'ultimo scosso, grazie a Matteo. Storica, cosa facciamo? Cosa fate di bello dopo la live? Ognuno a casa sua. Il gioco dell'UA. Ognuno a casa sua. Ma trovate una cappana, bella compagnia, grazie per questa live. Tre ore addirittura, Ben-Hur. Tre ore. Per vero che fare tre ore? No, l'uno. Sì, è troppo lungo. Sì, un'ora e mezzo. No, Titanic. Dovevo andare a riposare. Oppure vuoi fare un'ora e mezzo, vuoi portarla un'ora e mezzo. Troppo. Dopo troppo, dai. Sai, Jonathan si stufa. Il cappello della pozza del mammo. Della bozza. Quando l'abbiamo trovato il cappello, vi ricordate? No. All'età in miniatura, non ti ricordi come trovato? Che anno era, non mi ricordo. Io non avevo il 3 ore. 2016 il cappello 2016 l'ha scritto capello ha scritto con la 2016 perché era passato di 6 anni nel capello ha scritto però con una pistola dove il capello della bozza la bozza la bozza allora Danny il papà se lo sa forse e ne so dove io dillo al papà fate una cena presto dillo a un prete no dillo al papà dov'è il papà
chiedono al Papa, chiedono al Papa Francesco, eh. Cosa ne sapevano noi di quella? Come fanno a saperlo, no? È passati 50 anni. Il cappello del mammo, pezzo da base 100 euro, madonna. No. Capanna, metti su e il cappello del mammo. 100 euro, no, un cappello? Che lo piglia. €100 un cappello. Zio, ce l'hai tu il cappello del zio? No. Quello del mammo? Come no? No, ce l'ha chi c'è la zia Mimmi. La pappa. Ancora ce l'hai, zio? Si è deciso il ghiaccio non va buttato via. No, no. Come conservare quello? Lo vendevano su eBay a 100 euro. Il popolo chiede almeno mezz'ora di più in live. Fondo di munizioni deciso. Se è del presidente anche 1000 euro. Anche 1000? Sotto i 1000 no. 1500, No. È prezioso quello lì, eh. Allora qua lui cucina deciso all'asta. Allora. Udienza tosta, sta mezz'ora qui. No, 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 un'ora. Ti piace il sushi? Lo c'è detto no. con Mauretto. Così deciso l'udienza. Con Mauretto, non credo che Mauretto dopo quello che è successo l'altra volta vuole fare un'altra. Penso che viene un'altra volta qui, eh. No, già Mauretto penso, oggi ha fatto. Ti piace il sushi? Dipende. Ah, dipende, dipende. Come il pesce che lo vuole, come ti chiami? Fausto, il ristorante Wok, laggiù le brecce bianche, la paracola, quella è buona. Lì 19 euro, paghi e mangi. Non è, 20, tutto. Non è 25. Sì, sì. Adesso 25? È aumentato? 25 mangi al carne UEAT. Oh, ma tutto quello che non entri, sì. Non finisci mai, però non è detto che a tutti piace. Poi piace a tutti, eh. De gustibus, notte di notte sputandum. Il cappello diventa il mammo come un costume da supereroe. Qua. Guarda Maurizio. Il bamba si è bevuto 6 litri di birra. 6 solo? Chi? 6 litri. Il record 23. Di 6 litri. 23. Ma chi ha scritto che ha prodotto 6 litri di birra? Ma chi è che l'ha detto? Sarete in grado di battere il record di 6 litri di birra? È 23 litri il bamba ha bevuto. 23 litri di birra all'ottobre fest. Chi è bamba? Il bamba, Bambozzi, avevo io massimo che 23 litri di birra si è bevuto all'Oktoberfest. 23 litri, l'ha detto lui. L'ha detto a mia sorella, a mio figlio, a tutti. Ha detto lui. Io ho detto il record e faccio 23 litri. Dorme? È tanto, zio. Altro che. Zio. Scusi, a parte 23 litri, il Guinness World Record. 23 litri in un giorno. Ma è una cosa impossibile. Lui è possibile, perché c'è una panza così. Scoppia la panza. Cos'è? Prima di fare il record si era svuotata, era piena d'aria. Era riempito. Dirigibile era diventato. Volava. Volava. Come Fantozzi. Mamma mia. 23 litri. No. Porca miseria. Dopo il cane Doberman stava dentro. Pollaio con 50 galline. Pollaio con 50 galline. Grosso come una maschera bagna una vescica. Ma veramente ce ne rende 50 di galline o un po' di meno? 50. Sì, lo diceva sempre 50. 50 giuste. 50 galline. Galli quanti era? Galli niente. Solo galline, ah. Solo galline, perché lui voleva che faceva gli ovi. Non c'era inseminatore. No. Intanto il cazzo mangiava una gallina. Se la pappava, c'è fame, c'è uno spuntino. Ogni tanto mi mangia una gallina. Ma ho detto come fa? Sì, vabbè, tanto che c'era da mangiare, no? Gli dava a mangiare una gallina e stava per comunque il peso. Ma questo era a posto, Certo. Se mangiava pure io. Stanzetto che non pestava la stanzetta con 50 galline. Pestava. Non pestava, dice uno, Altri Mauro, mi ha fatto perdonare Luca quella volta. Se ero io me la bevo come il zio Marzioli. Perché è un santo. Quando uno è un santuomo. Mauretto un santo. Non gliene frega del mondo. Il Super Saiyan preferito. Il Super Saiyan parla di me. E zio Mario, queste galline che loro quello di quanto livello solare per terra, lui le teneva nel marmo. Sì. Come a cuva, no? Ti terrazzi. Cosa mangiava le galline? Nel marmo. Raspavano niente perché c'era il pavimento. Cosa raspavano? Le molliche, zio. Le molliche, l'asfalto. Le carbonizzate. C'è dentro casa 50 galline. Mamma. Dentro casa. Manco le dentro casa. Mamma mia. Peggio degli allevamenti intensivi. Ti ricordi che c'era quella mastella azzurra? Con una decina di pesci rossi, sì. Te lo ricordi? Ma quelli come erano collegati con le galline? No, niente, fuori era. Ah, di fuori. Fuori, fuori stava. Dopo diceva, ogni tanto me lo mangio uno. Del pesce rosso? Non commestibile dal il pesci rossi. Insomma, se lo mangiava, si rimaniava uguale. Se mangio quelli, Lui li metteva. Crudi, cucinati. È incredibile, no? No, li mangiava Dragon Ball. Li carbonizzava. Ma io Marvel o DC? Mi piaceva Dragon Ball? Certo che mi piaceva. Marvel o DC? Tutte e due ti piacciono? Sì, forse un po' di più la Marvel. Un po' di più la Marvel, sì. Dragon Ball, certo che io sempre volevo Dragon Ball. Cioè, pure devo dire Dragon Ball. Però Dragon Ball però ti piace tanto. Sì, sempre l'ho seguito Dragon Ball. A posto, abbiamo finito. Abbiamo finito. Le sate dei Luke. Quella miseria. Il pappo, io stavo a Moana, Pozzi. Senti, miseria, Luke.
Ti ricordi quella volta che al pappo gustavamo alla pozzi? Alzava la testa e diceva adesso c'è. Adesso c'è. Pozz. Moana pozz. Pozz. Poi si riuniva e l'usava al terì del casale e Stanislao a guarda quelle zuzzure. Ma non perché diceva pozzi, non diceva pozzi, buona pozzi, pozzi, c'è la finale, pozzi, buona pozzi, pure Pallì ci andava, Pallì era lui, zio Mario, Stanislao, Valterì del Casale, al di de tutt'uno pure ci andava, e Pallì pure, e Pallì dei Capullo, Capullo pure, tutti e cinque, i cinque mettevano sulle cassette, Sporche. Cinque pervertiti. Sì. Dopo se facevi le zuzzure. Dopo se facevi le zuzzure. Faceva le... Squadra lavorare. Buona continuazione. Prestissimo. Ciao, ciao a tutti. Ciao Fabrizio. Metta il cuore. Dani infatti ha detto che si ricorda che dormiva con i scorpioni. Ti ricordi quando le andate a trovare che c'aveva uno scorpione addosso? Come zio? No, sì. A voglia. Zio, c'è uno scorpione. Ecco vai che sia lo scorpione. Si è dato una botta. Dove è il tuo scorpione? Si è dato una botta così e l'ha spaccato in due. Non te ne vado sullo scorpione. Non te ne vado lo scorpione. È un bel scorpione. Era grosso. Era nero, Jonathan. Nero era? Il era allora. Era grosso un bel po'. Non so che sia lo scorpione. Come che sia? Scorpioni non è che... Tutta salute. Fino a quando hai le ferie? Fino a un 8 agosto? Allora, vado a lavorare. Proprio facciamo gli egoismi personali. Ma tutti e cinque li avrei visti a fare gli egoismi. Pure chissà se lo facevano insieme o uno alla volta andavano in bagno. Sarà a farsi. Oh, ma visto Pallì ieri, mica se veniva a salutarmi. Io l'ho salutato lui così. E per niente, incazzato guardava. Guardo incazzato. C'ha lo sguardo invidioso. È bufalito. Oh, almeno già tanto che te lo... Il topo che bucava dal muro. Che lo guardava, eh. Sì. Tanti invece addirittura se gira. Se gira ne fanno uguale, quindi. Sì, sì, beh. Sì, sì, no. Guardava con invidia. Sì, sì, sì. Invece la maggior parte si gira lo sguardo per non guardare. Sì, no? Il profeta ne si gira l'altro. Il profeta. Il profeta, Come il profeta, sì. Come il profeta, L'altro giorno l'ho incrociato per strada, così fa, stava andando in giro così. Come mai visto? Così avrò fatto. Così avrò fatto. Chissà la vero, Cosa ci avrà? Così passerà anche la testa. Me quando mi vede mi saluta sempre quando mi vede a me. Ah, sì? Mi sempre mi saluta quando no, mi vede. Per fortuna. A me sempre mi saluta. Prossima live è quando sarà. Così mi prendo un giorno di ferie. Capanna, quando. Dipende da voi. Quindi, dipende esatto, da voi. Grazie Matteo. Dipende solo da voi. Capanna. Okay. Dai sponsor. Se no non si può fare niente. Era un sipole. Che belle queste live, piene di risate. Grazie Matteo. Capanna anch'io. Grazie anche ai cugini che hanno accettato. Certo, Che non era detto che accettavano. Perché? Perché dici. Perché? Domenica i cugini al mare. Il cugino che ha messo la casa. Infatti. Anche Jonathan che ha messo la casa. Sì, sì. I cugini al mare. Come il mammo. Dicevo ecco, la terza. Tu che metti la pizza, tanta pizza. Io metto la casa. Tu metti la trattoria, metto. Perché è ricco, io metto la casa. Alla fine. Chi è? Per voi, alla salute mia e alla salute vostra. Il mio capo mi ha licenziato perché mi ha scoperto che guardavo sta live invece da respira per lui e fallo fattura. Ad me foda in tal culo da per me. Sei contento e... Ma per me... Mamma mia. Auto-inchiappettamento. Per me... Da per lui fa... Era un vibratore, mia. Allora, praticamente per guardare a noi la gente rischia di licenziamento. È poca roba, Pensa tu. Cosa si fa per i cugini? È poca roba, Rischia di perdere il lavoro, Quanto ci vuoi? Metti una barra, nessuna barra. Bright blè, a camicia a scacchi. Quella volta a blè una camicia a scacchi. Zio Alberto a blè. Si chiamano Beppe o no? Sì, però zio Mario ci aveva regalato a me zio Mario mi ha regalato un plaid black. Pure a me. O a te li ha regalato? A me era dell'ACI. Quello dell'ACI. Pure a me me l'ha regalato. Lui piava gli omaggi all'ACI perché era socio ACI e poi regalava quel giorno. Ma ha detto tientolo su Kiwi. Kiwi. Ma non un plaid era. Lo so, però lui dice a Kiwi. Un plaid era. A me la camicia che quel giorno della festa vostra, no? Quel giorno a me mi ha regalato un plaid blu. Pure a me. Blu, dopo io l'ho chiamato Blay in onore del zio Alberto. Blay. Anche un libro. Un libro di Bruno Vespa. Bruno Vespa, sì. A me la camicia invece. A te la camicia a scacchi. E la foto nel coso. Non si può dire.
Thank you.